Bella bicio, qui Flo e benvenuti nuovo sul mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo metodo di compravendita. Vi dico già che questo non è un metodo diretto, ma bensì un metodo di investimento. In che senso? Oggi vi consiglierò alcuni giocatori che al momento hanno un prezzo molto basso, ma che di sicuro, quando i prezzi si alzeranno, avranno un costo molto alto. Quindi partiamo già con il presupposto che grazie a questo metodo riuscirete a guadagnare 100k al giorno. Naturalmente tutto dipende dalla quantità delle carte su cui investirete, perché dovete capire che se investite su più carte il vostro profitto sarà maggiore, se invece investite su poche carte il vostro profitto sarà minore ovviamente. Comunque, oggi vi dico che parleremo di due portieri if silver e un portiere if bronzo. Quindi partiamo subito parlando del primo giocatore, che è Sergio, portiere del Celta Vigo, che costa pochissimo, cioè guardate, cioè 87.000, 70.000. Questo giocatore minimo minimo costerà 150.000 crediti quando i prezzi si alzeranno. Quindi, anzi, con questo si può fare anche un poco di price fixing, perché sono solo 4 carte, quindi potete anche aumentarlo di più. Comunque vi giuro che questo giocatore, quando si alzeranno i prezzi, costerà minimo minimo 150.000 crediti. Il prossimo portiere di cui parleremo invece è... intanto togliamo qui. La togliamo tutto, che cazzo se ne frega. Il prossimo portiere di cui parleremo oggi è un portiere davvero fantastico e che costa pochissimo. Cioè Jeffrey Jordan. Non so se già lo conoscete voi, ma è davvero fantastico, l'ho già provato, io vi posso assicurare che è fantastico, soprattutto costa una minchia per quello che è. Guardate qui, 82 di riflesso, 81 di tuffo e costa al massimo 30.000 crediti. Cioè, cosa potete vedere di più? Vi posso assicurare che questo giocatore, quanto alzerà di prezzo, si aggirerà intorno ai 100.000 crediti, 120.000 crediti. Già alcuni hanno messo 100.000 crediti, ma nessuno se li comprerà, perché naturalmente ci sono quelli con 25.000, 30.000, anzi con le 25.000 me lo compro, questi cazzi. No, figlio di puttana. Vabbè, ah no, l'ho comprato io, vabbè. L'ultimo giocatore invece di cui parleremo è un if bronzo, sempre portiere, e stiamo parlando di Brima. Mettiamo Brima qui, grazie alla vibrazione del mio cellulare che vibra sempre nel momento opportuno. Brima, ecco qui, caricati, sempre lentissimo questo mercato, dai, perché non si carica? Ecco, si è... anche nei metodi di compravendita mi perseguita sta cazzo di connessione di internet. Comunque, ho guardato già prima e Brima costa all'incirca 50.000 crediti, e un giocatore del genere, quando si alzeranno i prezzi, raggiungerà di sicuro 80.000 crediti, quindi voi avreste un guadagno di 30.000 crediti a carta, perché... vi ricordo una cosa importantissima: nella compravendita, soprattutto nei metodi di investimento, la quantità fa da padrona, quindi investite su più carte possibile. Comunque, io spero che il video vi sia piaciuto, purtroppo non posso andare avanti perché la connessione internet mi vuole tanto bene. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a mettere mi piace al video e alla pagina FIFA Ultimate Team Ita. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto da Flo, bella!